Salve, vorrei parlarvi di uno degli scrittori più famosi di tutta la nostra tradizione letteraria e particolarmente caro qui nella regione dove si trova la nostra università, cioè Giacomo Leopardi. Parlarvene però da una prospettiva un po' particolare che riguarda un argomento che apparentemente sembrerebbe incongruo per il Leopardi, cioè il corpo. E che invece è un argomento sul quale Leopardi ha riflettuto molto. Innanzitutto, certo, a causa della sua concezione filosofica materialista, per cui anche il pensiero in realtà è un'attività organica. Ma è innegabile un argomento al quale Leopardi si sentiva particolarmente spinto a riflettere anche per motivi autobiografici. La propria infelice, infelicissima condizione fisica, a cui spesso allude ad esempio nelle sue lettere, certo lo rese particolarmente attento a questo tema. Ma quali erano le sembianze di Leopardi? Oltre a quelle che si possono ricavare dai dipinti, uno particolarmente famoso, quello di Luigi Lolli, possiamo rivolgerci anche ad alcuni veri e propri autoritratti che Leopardi propone di sé. Ne ho scelti tre che vi propongo di leggere, tre autoritratti che rispondono a finalità diverse. Il primo è del tutto burocratico e quindi volutamente neutrale, cioè si tratta della descrizione allegata alla richiesta di passaporto che Leopardi fece nel 1819. Età 21 anni, statura piccola, capelli neri, sopracciglia nere, occhi cerulei, naso ordinario, bocca regolare, mentosimile. Carnagione pallida, professione possidente. Totalmente neutrale. La seconda autodescrizione che Leopardi ci dà è invece contenuta in una lettera al suo amico Pietro Giordani del 2 marzo 1818 ed è invece incentrata sul dolore per la perdita della vigoria, del vigore giovanile. Scrive Leopardi: "Insomma, io mi sono rovinato con 7 anni di studio, matto e disperatissimo, in quel tempo che mi si andava formando e mi si doveva assodare la complessione. E mi sono rovinato infelicemente e senza rimedio per tutta la vita, e rendutomi l'aspetto miserabile e dispregevolissima tutta quella gran parte dell'uomo che è la sola a cui guardino i più." La terza autodescrizione, infine, è contenuta in una lettera dedicatoria agli amici suoi di Toscana del dicembre 1830, che Leopardi premette all'edizione fiorentina dei Canti, pubblicati da Piatti nel 1931. In questa occasione, invece, pubblica, Leopardi dà pieno sfogo al rimpianto per la perdita della salute e in particolar modo alla rinuncia contestuale ai piaceri spirituali delle lettere che la perdita della salute comporta. Scrive Leopardi: "Ma io non avevo appena 20 anni quando da quella infermità di nervi e di viscere, che privandovi della mia vita non mi dà speranza di morte, quel mio solo bene, cioè i cari studi, mi fu ridotto a meno che a mezzo. Poi, 2 anni prima dei 30, mi è stato tolto del tutto e credo oramai per sempre. Ben sapete che queste medesime carte io non ho potuto leggere e per lemendarmi mi è convenuto servirmi degli occhi e della mano altrui. Ho perduto tutto, sono un tronco che sente e pena." Ma per conoscere l'aspetto di Leopardi, oltre a questi autoritratti, noi possiamo anche rivolgersi ad alcune descrizioni fornite da suoi contemporanei che lo conobbero, oppure a diverse analisi di carattere fisiologico e anche medico che sono proposte da studiosi successivi. Molte di queste sono raccolte in un libro divertente e interessante di un studioso che si chiama Mario Picchi.
Leggiamone qualcuna. Fra i contemporanei possiamo ricordare August von Platen, il quale conobbe Leopardi a Napoli nel 1834 e nel suo diario lasciò scritte queste parole. Il primo aspetto del Leopardi, presso il quale Ranieri mi condusse il giorno stesso che ci conoscemmo, ha qualcosa di assolutamente orribile quando uno se l'è venuto rappresentando secondo le sue poesie. Leopardi è piccolo e gobbo, il viso pallido e sofferente, ed egli peggiora le sue cattive condizioni col suo modo di vivere, perché fa del giorno notte e viceversa. Tuttavia, conoscendolo più da vicino, scompare quanto vedi disaggradevole nel suo esteriore. Fra gli studiosi successivi che si occuparono di Leopardi dal punto di vista, possiamo dire, proprio clinico, il più famoso è un fisiologo nato proprio a Recanati, il successore del famosissimo Cesare Lombroso sulla cattedra dell'Università di Torino, cioè Mariano Luigi Patrizi, il quale nel 1896 pubblicò un saggio psicoantropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia, nel quale tra l'altro noi possiamo leggere: le frequenti debolezze degli occhi, astenopia e l'incapacità a qualsiasi lavoro mentale, i disturbi dell'apparato digerente, le dispepsie e il torpore intestinale alternanti secondo dolori gastroenterici e movimenti peristaltici esagerati, di più lo stato anomalo della sensibilità, la depressione sessuale, i periodi di sonnolenza o di insonnio penoso. Tutto questo complesso di debolezze e di irritabilità, pur tacendo dei sintomi psichici, sono dati sufficienti per diagnosticare con sicurezza una forma chiara e grave di nevrastenia cerebrospinale. Essa accompagnò il poeta dalla più verde giovinezza fino all'ultimo della vita, e il mal di cuore, che vedemmo ripetersi nei Leopardi, vi si sovrappose negli ultimi anni. Di qui le infiammazioni bronchiali ritornanti ad ogni inverno, i disturbi respiratori, gli edemi, gli ultimi effetti embolici ed emorragici, scusate, della retina e finalmente la morte repentina, dovuta forse anch'essa a un'embolia o apoplessia cerebrale per malattia cardiaca o dei vasi sanguigni. Ma questa è una delle più evidenti, ma diciamo che queste diagnosi pseudoscientifiche post mortem continuarono anche negli anni successivi, fino a raggiungere diciamo effetti francamente comici, come è nel caso di un medico che si chiama Giuseppe Impallomeni, il quale nel 1913 pubblica La psicosi di Giacomo Leopardi, nel quale si legge: il Leopardi fu continuamente affetto da disturbi nella digestione, passando intempestivamente dalla bradicitrofia alla tachitrofia e dalla bulimia all'anoressia. In generale, specie dal 1825 in poi, Giacomo, come tutti i melanconici, fu affetto da ostinata stitichezza, laddove negli anni della sua prima giovinezza era stato spesso molestato da sciolite. E va bene, e questi sono medici e fisiologi del tardo 800 e primo 900. Tornando invece al nostro Giacomo, dobbiamo sottolineare come la sua infelice condizione fisica ebbe come necessaria e dolorosa conseguenza l'impossibilità di essere amato. Impossibilità alla quale egli allude anche nei suoi canti, in alcuni canti, sia indirettamente sia anche direttamente. Indirettamente, ad esempio, nella canzone del 1822, Ultimo canto di Saffo, nella quale Leopardi immagina le estreme parole pronunciate dalla poetessa greca Saffo subito prima di suicidarsi. Suicidarsi a causa della delusione per un amore non corrisposto per il giovane Faune. Leopardi nel 1825 scrisse che questo testo, Ultimo canto di Saffo, cito, intende di rappresentare l'infelicità di un animo delicato, tenero, sensitivo, nobile e caldo, posto in un corpo brutto e giovane. È impossibile non cogliere in queste parole un nesso autobiografico. Certamente attraverso la figura di Saffo, Leopardi espresse anche la propria disperazione, e
Certo, insomma, le proteste che Saffo esprime contro la natura, che è indifferente al dolore dell'uomo, e contro l'infelicità e l'ingiustizia della vita, nella quale non si bada alla virtù ma all'aspetto esteriore, ebbene queste sono senz'altro anche le proteste del giovane Leopardi. Leggiamo alcuni versi dell'ultimo canto di Saffo. Ai tuoi superbi regni, vile, o natura, e grave ospite addetta, assegnata, e dispregiata amante, alle vezzose tue forme il cuore e le pupille invano supplichevole intendo. A me non ride l'aprico amargo, lo spazio assolato, e dall'eterea porta il mattutino albor. Me non il canto dei colorati augelli e non dei faggi il murmure, il mormorio saluta. E ancora, arcano è tutto fuor che il nostro dolor. Negletta prole nascemmo al pianto e la ragione in grembo dei celesti si posa. O cure, o speme dei più verdanni, alle sembianze il padre, alle amene sembianze eterno regno diè nelle genti. E per virili imprese, per dotta lira o canto, virtù non luce, non riluce, in disadorno a manto. Cioè, il padre ha dato importanza nella vita solo alle sembianze, e per quanto noi compiamo imprese virili, per quanto ci sforziamo di comporre versi o opere meravigliose, questa virtù sempre non potrà rilucere in un corpo sgradevole. Sono versi terribili. Oppure, secondo quanto vi dicevo prima, questa impossibilità di essere amato, Leopardi la esprime anche direttamente, anche esplicitamente, come ad esempio nell'idillio La sera del dì di festa, probabilmente del 1820, nel quale il poeta, che è sveglio, resta sveglio, rivolge una amara apostrofe alla donna amata che invece immagina stia dormendo. Leggiamo alcuni versi. Questo dì fu solenne. Or dai trastulli prendi riposo e forse ti rimembra in sogno a quanti oggi piacesti e quanti piacquero a te. Non io, non già, ch'io speri, al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo quanto a viver mi resti e qui per terra mi getto e grido e fremo. O giorni orrendi, in così verde etate, nell'età così giovane. Tra l'altro, la, diciamo, poca avvenenza di Leopardi spicca ancora di più nel contrasto invece con la bellezza che caratterizza le figure femminili che compaiono nei suoi canti. Bellezza delle figure femminili nei canti di due tipi diversi. Da una parte quella innocente e delicata che caratterizza le giovani fanciulle morte di cui Leopardi ricorda la vita. Dall'altra parte invece una bellezza assolutamente fisica e addirittura sensuale che caratterizza alcune donne che compaiono nei canti. Il primo tipo di bellezza, quella innocente e delicata, è naturalmente innanzitutto quella di Silvia. Nome fittizio, certo, dietro il quale probabilmente si nascondono le figure di alcune giovani recanatesi di cui Leopardi narra in un testo autobiografico che si chiama Ricordi d'infanzia e di adolescenza, e innanzitutto la famosa Teresa Fattorini. Ciò che ci interessa naturalmente non sono le precise rispondenze biografiche, anzi di queste in realtà poco ci interessa. Quello che ci interessa è che a partire da eventuali esperienze autobiografiche Leopardi abbia costruito un'immagine di giovane fanciulla morta che perpetua all'interno di numerosi canti, a partire dal Sogno fino ad Assilvia, fino alle Ricordanze, e fino a Sopra un bassorilievo antico sepolcrale. La bellezza, proprio la bellezza, è la qualità che per prima viene evidenziata nel ricordo di Silvia, della giovane Silvia. Poi
Leggiamo proprio i primi versi. Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitar di gioventù salivi? E di nuovo alla bellezza di Silvia, Leopardi torna a fare riferimento l'ultima volta che la protagonista, compare nel canto. E non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il core, non ti inteneriva il cuore. La dolce lode or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi. Né teco le compagne ai diffestivi ragionavano d'amore. Il secondo tipo di bellezza, invece, quello esplicitamente sensuale, è rappresentato in particolar modo in due canti della metà degli anni 30. Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima, è il primo, il titolo è molto lungo, è questo, e il secondo canto è Aspasia. Sopra il ritratto, la seconda delle due canzoni cosiddette sepolcrali, è evidente la forte componente di sensualità che caratterizza la descrizione del corpo della donna, che leggiamo. Quel dolce sguardo che tremar fe, se, come or sembra, immoto in altrui s'affisò, quel labbro ond'alto par come d'urna piena traboccare il piacere, quel collo cinto già di desio, quell'amorosa mano che spesso, ove fu porta, sentì gelida farla manche strinse, e il seno, onde la gente visibilmente di pallor si tinse. Quindi un elenco di tutte le belle parti del corpo di questa donna. In realtà qui l'insistenza sulla bellezza passata di questa donna provoca un effetto francamente inquietante, perturbante, perché in realtà questa bellezza è immediatamente raffrontata con l'attuale sfacelo dei resti della donna morta. Continuiamo a leggere. Tal fosti, così si inizia il testo, tal, cioè così come è rappresentata nel monumento sepolcrale, or qui sotterra, sottoterra, polve, polvere e scheletro sei. Sull'ossa e il fango, immobilmente collocato in vano, muto, mirando dell'età il volo, sta, di memoria solo e di dolor custode, il simulacro della scorsa beltà. E di nuovo, con i versi che si legano a quelli che abbiamo letto in precedenza, quel dolce sguardo, quel labbro, quel collo, quell'amorosa mano, il seno, eccetera, eccetera, il testo continua, furono alcun tempo. Ora, fango ed ossa sei, non sei più altro che ossa e fango. La vista vituperosa e trista, un sasso asconde, il sasso, la pietra tombale. Quindi, veramente inquietante questa connessione fra la bellezza sensuale, fisica, reale della donna, quale era in vita e quale ora è raffigurata nel monumento sepolcrale, e i resti attualmente, ai quali attualmente è ridotta, ossa, fango, polvere e scheletro. Nella seconda canzone, nella quale compare questa immagine di bellezza femminile, cioè Aspasia, è un nome piuttosto ingiurioso, il nome di una cortigiana greca amante di Perile, ma dicevo, sotto questo nome si nasconde quello di Fannita Argioni Tozzetti, una donna realmente profondamente amata, senza essere contraccambiato naturalmente, da Leopardi a Firenze. Dicevo, in Aspasia compare ancora una esaltazione sensuale della bellezza della donna e addirittura, non ce lo aspetteremmo quando
studiamo leopardi a scuola, non ci aspettiamo, insomma, non ci dicono che ci sono anche questi aspetti nei canti, e invece ci sono. C'è addirittura la rappresentazione, potremmo dire, realistica di una scena di seduzione che Aspasia compie nei confronti di Leopardi. O diciamo che Leopardi immagina che Aspasia avrebbe fatto nei suoi confronti. Leggiamo i versi. Torna dinanzi al mio pensier talora il tuo sembiante, Aspasia. E mai non sento mover profumo di fiorita piaggia, né di fiori olezzar vie cittadine, ch'io non ti vegga ancor qual era il giorno che nei vezzosi appartamenti accolta, tutti odorati dei novelli fiori di primavera, del color vestita della bruna viola, a me si offerse l'angelica tua forma, inchino il fianco sovra nitide pelli e circonfusa d'arcana voluttà. Quando tu, dotta allettatrice, fervidi sonanti baci scoccavi nelle curve labbra dei tuoi bambini, il niveo collo intanto porgendo, e lor di tue cagioni ignari con la man leggiadrissima stringevi al seno ascoso e desiato, il seno nascosto e desiderato. Torniamo però di nuovo a Leopardi e alle sue sventure fisiche. Dobbiamo dire che più volte Leopardi dovette contestare quella che per gli altri era una consolatoria affermazione, secondo la quale le proprie idee, la propria visione del mondo così pessimistica sarebbe derivata non dalla sua ricerca filosofica, ma dalle sue infelici condizioni di vita. Una volgare teoria cosiddetta dell'infelice perché gobbo. Leopardi è infelice perché era gobbo. Leopardi si scaglia più volte contro questa teoria, non possiamo neanche chiamarla teoria, ad esempio in una lettera importante ad uno svizzero, Louis de Sinner, del maggio 32, questo soprattutto ora mi interessa, in uno splendido canto, composto probabilmente nel 35, la Palinodia al Marchese Gino Capponi. Anche questo è un canto che, diciamo, a scuola si affronta raramente, che invece vale davvero la pena di leggere. È una finta ritrattazione, proprio questo significa il titolo, Palinodia, una finta ritrattazione delle proprie dottrine pessimistiche e materialistiche, nella quale però in realtà Leopardi conferma invece tutto il proprio disaccordo nei confronti dell'ottimismo progressistico degli amici di Toscana, dei liberal moderati fiorentini. Contro l'ottimismo della scienza e del liberalismo moderato, si era già espresso in realtà in una lettera all'amico Pietro Giordani, che abbiamo già ricordato, del 24 luglio 1828, nel quale scrive: «Infine, mi comincia a stomacare il supremo disprezzo che qui, cioè a Firenze, si professa di ogni bello e di ogni letteratura, massimamente che non mi entra poi nel cervello che la sommità del sapere umano stia nel saper la politica e la statistica». In questa poesia, la Palinodia, vi dicevo, Leopardi, con una ironia corrosiva, denuncia quelli che erano tutti i miti del progresso ottocentesco e non solo, cioè la scienza, gli studi socio-economici, l'industria, i mercati, le gazzette. Un testo che vi invito naturalmente a leggere nella sua integrità, ma che ora leggiamo solo per quanto riguarda i primi versi, nei quali appunto Leopardi combatte la teoria dell'infelice perché gobbo. Errai, candido Gino. Assai gran tempo e di gran lunga errai. Misera e vana stimai la vita, e sovra l'altra insulsa la stagion cor si volge. Intolleranda parve e fu la mia lingua, alla beata parole mortal,
se dirsi dea immortale l'uomo, o si può. Fra meraviglia e sdegno, dall'Eden odorato in cui soggiorna, rise l'alta progenie, l'umanità quasi divina. E men negletto, disse, trascurato dagli uomini, solitario, o malventuroso, o sfortunato, e di piaceri o incapace o inesperto, e incapace di provare piaceri o non avendoli mai provati, disse il proprio fato creder comune e del mio mar consorte l'umana specie. Quindi questi liberali, moderati, fiorentini pensavano che io fossi pessimista perché incapace di provare piacere. Ma non è così. Leopardi è non pessimista, realista in alcuni casi, perché questa è la propria convinzione intellettuale e filosofica. Un'ultima annotazione, sempre per quanto riguarda questo argomento. Dobbiamo notare come, anche per quanto riguarda la salute del corpo, per quanto riguarda il corpo, sia centrale nel pensiero leopardiano, la riflessione sulla diversità dei comportamenti fra le civiltà antiche e i moderni. Gli antichi greci e i romani, infatti, come sappiamo, attribuivano grande importanza all'esercizio fisico e ritenevano che la bellezza e la salute fossero indissolubilmente intrecciate, anche all'intelletto e alla morale. È il famosissimo concetto del kalos kai agathos, cioè del bello e buono. I moderni, invece, dice Leopardi, trascurano il corpo senza rendersi conto di quanto questo sia dannoso per loro. La riflessione su questo tema è molto presente nello Zibaldone, si ritrova anche in alcune operette morali, in forma particolarmente significativa proprio nell'ultima operetta morale, Dialogo di Tristano e di un amico, del 1832. In cui Tristano, che è l'alter ego di Leopardi, pronuncia quello che potremmo definire un vero e proprio inno in favore dell'educazione fisica. Leggiamone qualche riga. È ben vero che alcune volte penso che gli antichi valevano delle forze del corpo, ciascuno per quattro di noi, e il corpo è l'uomo. Perché, lasciando tutto il resto, la magnanimità, il coraggio, le passioni, la potenza di fare, la potenza di godere, tutto ciò che fa nobile e viva la vita, dipende dal vigore del corpo e senza quello non ha luogo. Uno che sia debole di corpo non è uomo, ma bambino, anzi peggio, perché la sua sorte è di stare a vedere gli altri che vivono ed esso al più chiacchierare, ma la vita non è per lui. E però, cioè perciò, anticamente la debolezza del corpo fu ignominiosa, anche nei secoli più civili. Ma tra noi, già da lunghissimo tempo, l'educazione non si degna di pensare al corpo, cosa troppo bassa e abietta. Pensa allo spirito. E appunto, volendo coltivare lo spirito, rovina il corpo, senza avvedersi che rovinando questo, rovina a vicenda anche lo spirito. E continua per alcune altre righe che vi invito a leggere, così come vi invito a leggere anche tutta l'operetta e tutte le operette morali.